Amici sportivi, un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono su TVRS nell'inedito giovedì in prima serata per questa puntata conclusiva quasi della stagione bianconera. E beh, dovevamo farla con tanti ospiti perché di carne al fuoco ce ne sarà tantissima. Martina, cominciamo subito a presentare. Ho il piacere di presentare l'attaccante bianconero finalmente, Matteo Ardemani. Ciao, ciao a tutti. Gigi Mancini, Resto del Carlino. Ciao, buonasera a tutti. Matteo Rossi, Radio Ascoli. Che si fregherà gli occhiali Ardemani a fine trasmissione. Esatto. In rappresentanza degli ultras bianconeri, Emiliano Tancredi. Buonasera. Rinaldo Sosi. Buonasera. Buonasera. E l'avvocato Stefano Cassano. Buonasera a tutti. Perché parleremo di tante cose, soprattutto della festa che stanno organizzando i tifosi per l'8 giugno con le vecchie glorie, ma di glorie ora abbiamo una qui attuale, quindi con lui parleremo a lungo di quello che è stato il campionato e quello che sarà appunto anche il prossimo dei bianconeri. Ricordiamo, visto che l'abbiamo seguita un po' per tutta la stagione, Matteo l'ha seguita anche a Ferrara, brevissimamente la sconfitta dell'Ascoli contro la Spal 2-1, fuma quindi questo sogno. Sì, parliamo di primavera, per il secondo anno consecutivo le semifinali insomma ci fanno da tagliatesta, nel senso che giochiamo una buona partita contro la Spal a Ferrara, abbiamo tante occasioni da gol, ma come spesso succede nel calcio, loro due tiri, due reti, in caso di parità si andava ai supplementari e in caso di supplementari passava comunque la Spal. Noi abbiamo avuto un sacco di occasioni con D'Agostino, tante, abbiamo giocato davvero una buona partita secondo me. Abbiamo perso una gara per la primavera 1, come l'anno scorso a Empoli, purtroppo la sconfitta in semifinale in trasferta è stata fatale. I ragazzi ovviamente stavano giù, poi per chi come noi insomma la seguiti per tutta la stagione si sa, insomma è brutto vedere comunque sfumare un sogno anche se sportivo, soprattutto se sportivo, e quindi anche quest'anno purtroppo male. Pensavamo di averle viste tutte all'inizio stagione, Stefano, con l'esclusione di tre squadre. Ardemani ne sa qualcosa perché con l'Avellino c'era anche lui, il campionato a 19, poi a 22, poi è tornato a 19, l'Entella che ha cominciato a metà stagione la sua Liga Pro, pensavamo di averle davvero, no? Sì, era un po' che era nell'aria poi, questa diciamo responsabilità del Palermo per già tre anni, le cite amministrative credo di 3 anni fa. Soltanto che il consiglio direttivo ha deciso di far retrocedere all'ultimo posto, un po' a sorpresa, perché tutti speravano insomma che si disputassero comunque playoff e playout, invece dopo la decisione di primo grado hanno già deciso di non disputarli. Adesso ci sarà il secondo grado, poi forse il collegio di garanzia faranno diciamo l'ultimo ricorso possibile immaginabile, però ad oggi i playout non si disputeranno e quindi un ennesimo cambio in corsa che non è piaciuto diciamo a tutte le società del B. Considerando poi che venerdì 17 ci sarà il ricorso del Foggia, che potrebbe avere un punto che ridisegnerebbe la classifica, però ad oggi sarebbe insomma difficile capire poi come verrà fatta la griglia dei playout, perché sarebbe soltanto un avvicendarsi del Foggia con la Salernitana, però se poi non si dovessero disputare i playout, perché comunque le ultime 4 già sono designate, diciamo è anche un po' fino a se stesso, quindi come dicevi tu, l'abbiamo viste talmente tante quest'anno che certo, possiamo aspettarci di tutto. Il calcio è talmente bello che neanche queste schifezze ci fanno passare la voglia di seguirlo. Passione. No, dispiace soprattutto anche per il Palermo, che è una squadra insomma di importanza della società, insomma non si discute, quindi dispiace che succedano queste cose. Poi vabbè, adesso c'è il caos e quindi aspetteremo, vedremo cosa succederà. Anche perché dalla C dovrebbero salire 5 squadre quest'anno, quindi sì, per integrare il numero di due finaliste playoff. Allora, ha parlato Vivarini subito dopo Crotone, noi lo siamo andati ad ascoltare con Gianluca Biondi e ha parlato anche del futuro di Vincenzo Vivarini. Andiamo ad ascoltare. Con Vincenzo Vivarini, bilancio di fine stagione, mister, più che positivo, una salvezza tranquilla con un campionato che all'inizio era difficile, ne avevamo parlato, 19 squadre, quindi c'è soddisfazione. Sì, ma no, bisogna, io ti dico il mio stato d'animo, sicuramente c'è tanto rammarico, magari perché si poteva fare qualche cosa in più, però dobbiamo calcolare le difficoltà che abbiamo avuto durante l'anno, al di là della difficoltà di questo campionato, ma anche delle carenze che abbiamo avuto sotto l'aspetto soprattutto degli infortuni, della disponibilità dei giocatori che abbiamo avuto a disposizione,
Il bilancio è molto, per me è positivo per l'identità di squadra che c'è stata, per le idee, diciamo, che abbiamo sviluppato in mezzo al campo, per, diciamo, per il gruppo che abbiamo avuto. Questo ha fatto sì che siamo arrivati ad avere, diciamo, una salvezza tranquilla a 6-7 giornate dalla fine, e, ma questo è stato merito sicuramente della società, che ha investito tanto quest'anno ad Ascoli, e, oltre a strutture, store e anche tutto l'aspetto di squadra, quindi un merito veramente che va alla società, ai direttori sportivi che bene o male si sono adoperati in questo, quindi complimenti a tutti. Mister, un po' di rammarico per i tanti infortuni con la squadra, diciamo, al completo. Oggi forse parleremo di altro. Sì, abbiamo purtroppo, ci sono squadre, se andiamo a vedere, che sono arrivati prima di noi, quelli che hanno vinto il campionato hanno giocato con 14-15 giocatori sempre a disposizione. Noi purtroppo abbiamo dovuto far fronte a degli infortuni di lunga durata, e ci ha portato ad avere sempre magari qualche deficit di squadra. Però purtroppo il calcio è fatto anche di queste cose, l'accettiamo volentieri e speriamo di far meglio l'anno prossimo. Mister, ultima domanda d'obbligo, futuro? Sì, adesso ci dovremo incontrare con la proprietà, con il direttore, per cercare di programmare il futuro, ma le idee sono molto simili tra di loro, quindi c'è solo da ripartire. Allora, Gigi Mancini, Vivarini da Borgotone, no, aveva lanciato questo messaggio: se rinforzeranno la squadra, resto. Poi oggi nell'intervista un po' chiarito, quindi diciamo che ci sarà il Vivarini bis. Ma probabilmente lì è stato un po' mal interpretato pure da un mio collega di testata, che un attimo aveva visto le parole di Vivarini, perché in effetti davano un po' adito a qualsiasi interpretazione, e poi lui invece ha chiarito, ma credo che sia, insomma, sincero, insomma, credo che in effetti le cose stiano così come ha detto oggi. Personalmente penso di parlare anche a nome, diciamo, un po' della linea del giornale, diciamo così, di tutta la redazione sportiva. Ritengo la stagione di Vivarini molto più che sufficiente, cioè una stagione anzi buona. Infatti non capisco, a volte mi imbatto in commenti su Facebook o sui social, eccetera, che veramente mi fanno, a me personalmente, poi magari ognuno ha le sue opinioni, per carità, però veniamo da 10 anni, degli ultimi 10 campionati, cioè negli ultimi 10 campionati, quelli di B, quindi praticamente 8 tranne i 2 di C avuti tra il fallimento e l'arrivo di Bellini, siamo salvati sempre, cioè, all'ultima giornata, la penultima giornata, chiedendo praticamente pietà a, tra virgolette, diciamo, questo è un termine un po' forte, ma insomma alle altre squadre, quindi al Vario Spezia, al Bari, Pescara, eccetera, vabbè, diciamo lì Pescara forse se la sono giocate in effetti, ma non dico che il Bari, lo Spezia due anni fa, 3 anni fa ci abbiamo regalato la partita, ma insomma Colantuono guardava per aria, cioè il Bari metteva i ragazzi di 17 anni, ma non dico che non siano state salvezze dignitose, ogni salvezza è, insomma, è stata meritata e sul campo. A volte anche la fortuna del calendario. È la fortuna del calendario, esatto, abbiamo dovuto anche ringraziare di incontrare squadre così, cioè quest'anno no, cioè, io penso che sì, questo sia un ottimo passo avanti, considerando che questo testone qua è stato fuori 5 mesi, poi quando ha giocato si è visto, che abbiamo avuto problemi enormi in porta per mesi e mesi, cioè praticamente tutto il giorno di andata e anche un po' del giorno di ritorno. Una squadra rivoluzionata completamente, 24-25 giocatori nuovi, cioè, partiti tardi. Cioè, esatto, cioè, io veramente, chi addirittura qualcuno ha minacciato di non rifare l'abbonamento se confermiamo i vari, io rimango veramente senza parole. Però poi io, ognuno magari, non so, era bello Maresca forse, non lo so. O Fiorini. Matteo Fiorini. Rimango, sono rimasto amico. E infatti Vivarini ha questo rammarico, no? Di non aver fatto un campionato, lui dice, come le prime della classe, che perlomeno... Che poteva fare di più, sicuramente, sì, ma avrebbe potuto fare di più. Però io, insomma, io penso veramente che sia un buon primo anno, una buona base, un buon punto di partenza, cioè io la vedo assolutamente così, sono state belle partite, non è vero che l'Ascoli non ha un gioco, qualcuno dice, secondo me invece ha una sua idea ben precisa di gioco, l'ha fatta vedere, ha fatto belle partite, siamo tolti la soddisfazione di vincere col Verona,
di pareggiare a Verona quasi, insomma, poi la vittoria è sfumata, ma insomma avrebbe meritato più l'Ascoli di vincere a Benevento. Cioè è stato un campionato decisamente positivo, cioè io mi sono divertito anche da, diciamo, da svestendo i panni di giornalista, da tifoso. E tifoso poi, invece, che ci dicono su cui vai? Ma sul tecnico, vai duri, no? No, no, vai, vai, vediamo. Sugli aspetti tecnici non c'entriamo. Logicamente quando dobbiamo parlare con la società noi ci andiamo prima del campionato, l'abbiamo fatto l'anno scorso prima della campagna acquisti. Quel famoso patto? No, non c'era un patto, lì andiamo, lì c'è la presentazione col mister, parliamo col direttore sportivo nuovo e si vede un po', ci spiega un po' le cose, ma non è che entriamo nella, certo, nella scelta, noi entriamo sulla scelta del tipo di giocatore, tipo di allenatore da Ascoli, cioè per noi per giocare ad Ascoli devi avere delle caratteristiche. Suor De Magni? Come De Magni ci sta. Ci sta. A ce l'ha, esatto, no? Ce l'ha le caratteristiche. Non ce l'hanno tutti, ecco. Non noi... c'hai tatuaggi belli come i tuoi, questo lo possiamo dire. Sono più anziano, so di più di loro. Quindi, allora, il discorso che dobbiamo capire qual è? Cioè, l'ultras a che serve? A capire prima i problemi, cioè noi dobbiamo intervenire prima, cioè tutelare la tifoseria, cioè quello è il ruolo dell'ultras, cioè quello che non capisce molto, cioè quindi andare a parlare con i ragazzi quando serve, lui non c'era quando siamo andati, che stava infortunato, andare prima che inizia il campionato a dire, secondo noi queste, poi cioè, noi non entriamo sulle scelte tecniche, il giocatore che viene ad Ascoli deve sapere che Ascoli non è il top del divertimento come città, ha una tifoseria di livello superiore, però ha delle caratteristiche asfissianti, quindi se c'hai tu carisma ci giochi, se no scompari. Quindi per noi, e lo riproponiamo già, tesoro ci abbiamo già comunque un minimo parlato, vogliamo giocatori idonei al sistema Ascoli, questo devono capire. Non è obbligatorio stare ad Ascoli, è inutile firmare un triennale in Ascoli se non sei un giocatore da Ascoli, vai a giocare, con tutto rispetto, a Cremona, a Cittadella, che sono. Beh, lui ha giocato da tutte le parti, eh? Lui ha giocato da tutte le parti. Ma non è una questione degli ultras, perché Al De Magni gioca, gli ultras sono da tutte le parti, ci sono. È la questione proprio città, è una città che vive di quello e quindi ha bisogno di. È come il Colosseo, ha bisogno del gladiatore. Quindi il giocatore troppo raffinato in Ascoli tende a scomparire. Quando ti sei accorto di questa caratteristica, Matteo? Di questa caratteristica, di questa città, di questa tifoseria? Ma dall'inizio, da sempre, ma ne parlavano anche i miei ex compagni che sono stati qua. È una città che vive di calcio, la gente calorosa, insomma. Io la definisco Piazza del Sud. Io in queste piazze qua, insomma, divento matto, mi esalto e mi piace. Quindi, insomma, spero di restare qua ancora a lungo. Sì, perché recentemente mi hai detto, sì, ho ancora 2 anni di contratto, però, come per dire. No, spero che no, me ne faccia altri, presidente. Prese, grazie. Sono un appello. Comunque, insomma, mi trovo bene, quindi spero. Lui si esalta, però c'è chi magari lo subisce. Noi quel tipo di giocatori non li vogliamo più. Facile, non li vogliamo più. Basta. Il resto non ci interessa. Vogliamo quelli che si esaltano, punto. Tanto faccio. A metà c'è il progetto tecnico di una squadra, però tra le due parti c'è il progetto tecnico di un allenatore di una squadra. No, magari sai che prima di diventare come lui, magari ci si arriva piano piano. Cioè, magari se prendono Al De Magni che stava quando giocava a Trieste, magari era. Magari ecco, è diverso. Quindi magari il fatto di conoscere persone, insomma, gli ultras, eccetera, e comunque in generale ambienti caldi, magari può aiutare per un giocatore un po' a. Certo, sì. Non ce l'hai pronto già. Sì, ma noi abbiamo perso 7-0 a Lecce. In un'altra piazza viene presa male, ad Ascoli viene presa come una situazione insostenibile, quindi o il giocatore è preparato a stare a reagire a questa cosa, o altrimenti non può venire ad Ascoli. Diciamo tutta la squadra ha dimostrato di reagire. Loro, esatto, sì, sì. Hanno... probabilmente traghettata da quelli un po' più di livello, di esperienza, però il discorso è una piazza difficile, cioè ci deve venire a giocare chi ha le caratteristiche giuste per Ascoli e non le dobbiamo scegliere noi, perché io faccio un altro lavoro. Però appunto il calciatore è questo tipo di piazza che sceglie per sentirsi importante. O preferisce una piazza come Cittadella, perché poi assolutamente la miglior stagione è stata Cittadella. Dipende dal giocatore. Avevo 20 anni, sono altri tempi, ormai sono. Qual è la piazza dove? Sono anziano. No, la piazza è quella più calorosa, è stata Avellino, Perugia, Atalanta, è questa.
però i giocatori secondo me non tutti sono come te, cioè c'è anche chi secondo me preferisce non avere, anche chi del merito sono anche quelli stanno quelli famose prestazioni. Ma c'è da altre parti. No, c'è Cittadella, c'è Cittadella, la Virtus Entella, ci sono tante belle squadre a cui si possono ambientare, vanno a fare la pescatina alla domenica. Poi è anche vero che si lotta negli anni grande piazza per lanciare gli attaccanti, perché non solo gli ultimi Zazza e vari, insomma, vari precedenti che abbiamo avuto, però insomma l'attaccante ad Ascoli viene particolarmente valorizzato perché poi diciamo è trascinato un po' dalla curva, è trascinato dalla tifoseria, quindi rispetto magari ad altri ruoli, è certo. E poi c'è sempre insomma bisogno di un bomber, perché poi abbiamo sempre detto che per recitare un ruolo da protagonista in B, poi quest'anno insomma Donnarumma e altri ce l'hanno dimostrato, serve comunque un attaccante che faccia almeno 15 gol. Per cui quest'anno ti sei fermato prima, l'anno prossimo ci vedevi garantire. La rigiocheresti con la partita col Brescia in casa? No, però io purtroppo sono questo difetto, cioè difetto che, diciamo, positivo. No, da quella partita poi sono uno molto generoso e volenteroso e non riesco a fermarmi. Cioè, quella partita poi dopo il riscaldamento io sentivo che mi faceva male, però non mi fermava nessuno, di tutti mi dicevano no, non giocare, invece sono andato avanti a giocare, ma non mi fermava nessuno, perché ormai nella mia testa ero già dentro la partita, quindi non, però ho sbagliato. Dopo mi sono accorto che insomma, ho fatto un errore che l'ho pagato a caro prezzo. Insomma. Sì, però è stato poi un infortunio che all'inizio si capiva. Sì, all'inizio si era capito che era in un punto, erano due punti, e nell'altro punto all'inizio era uno stiramento, invece poi alla fine era uno strappo, quindi era ancora peggio. Però ormai no, beh, è mancato lui si è visto, ecco, tornando al discorso di prima, se togliete per dire non so al secondo pillon Antenucci per 5 mesi, non lo so io dove arriva, quindi cioè è ovvio che uno come lui serva. Adesso mi auguro che insomma abbia superato al 100% l'infortunio. A Salerno, a parte la sanità, non ci sarà il prossimo anno, se ci dovesse essere non giocherai, perché sennò capita un'altra volta qualcuno ti calpesta il braccio. Però è un karma, è un karma, karma io lo chiamo, ci vuole una ruota che gira, no, no, karma. No, ci vuole, oltre a lui, insomma, è chiaro che tornando a questo discorso attaccanti, secondo me un altro diciamo che è stato recuperato, su cui io non credevo onestamente, è Rossetti, che invece ha, cioè, tutto sommato, fatto una stagione anche lui, no? Cioè, è stato chiamato a sostituirci, cioè, quindi si è ripreso. E quindi loro due credo che siano un po' i due perni, anche Beretta stesso, che forse si è fermato proprio lui un po' sfortunato nello stesso momento in cui, diciamo, nel momento in cui stava dando un pochettino i migliori risultati in campo, ecco. Certo, ne servirà un altro, questo è il primo che deve prendere tesoro, sicuramente sarà un attaccante. Dipenderà anche molto da come poi vorranno giocare. Sì, prima, infatti, con Mario prima della partita. Esatto, parlavamo proprio di questo. Parlavamo e volevamo chiederti, ad esempio, qual è il tuo modo ideale di giocare in attacco? Guarda, io ormai ho giocato. No, beh, col trequartista. Nella tua miglior stagione con Cittadella, no, con Cittadella era 4-4-2. Quindi era Antimo Junco, no? Seconda punta. Però sono uno che si adatta tanto anche ai moduli di gioco. Tipo Modena 4-3-3, però non col trequartista, con due esterni. Quindi insomma. Secondo me, prima parlando con Mario, adesso è questa forse la tua collocazione ideale, perché tu adesso sei più attaccante d'area di rigore che magari 10 anni fa. Sì. Quindi ovviamente con due esterni che vanno più sul fondo e mettono dentro palloni interessanti, tu ovviamente sul gioco aereo sei piuttosto bravo, e quindi lì riusciresti secondo me a rendere di più. Invece venendo fuori, magari proteggendo la palla, facendo salire la squadra, è un gioco che sai fare, ma ti penalizza poi dall'altra parte. Per cui come mai abbiamo perso tanti punti con le più deboli? È stato un difetto di questa stagione? No, non lo so. No, abbiamo fatto un punto col Foggia, un punto con la Salernitana, un punto con Livorno. Cioè, parliamo di squadre, alcune anche retrocesse. Secondo me indubbiamente è una questione mentale. È stato un limite? Perché a Verona il giallo bene, ma secondo me no, per come la devo vivere io, cioè io in partita non guardo la classifica, cioè non sto lì a fare. Però una questione forse, no, quando dobbiamo noi fare il gioco rispetto a giocare a Verona e agire più di rimessa. Sì, magari noi insomma siamo più bravi a giocare con le squadre che osano invece che quelle che si chiudono tutte dietro.
Però ti ripeto, non, cioè, per quanto mi riguarda me non è che guardo se voglio Verona, Real Madrid o Foggia, cioè, per me c'è da vincere, basta, se non, se non guardo in faccia nessuno. Senti, i tifosi meglio in tribuna o in curva? Bella domanda, perché in curva, cioè per me che sono attaccante, segnare e averli lì non è vedere male. Qualcuno. Però anche sotto la tribuna, guarda a me perché la, non ci posso la condizione si sento tanto che forse c'è la condizione di influenza su una decisione tipo rigore con lo Spezia, no? Di Troiano, quello l'ha fatto la curva, no? Il rigore, certo, certo. Quello l'ha fatto la curva e Troiano furbo, non la riusciamo a dare in tribuna, eh? Yeah. La decisione è in area di rigore, quindi siamo più decisivi in curva perché in area si decide le cose. Però io ho vissuto tanti anni di Ascoli di curva, che, di curva, quante trasferte abbiamo fatto insieme, che nei momenti belli la curva è determinante, ma ci sono stati anche tanti momenti negativi, no, della nostra storia, dove il tifoso poi bastona. Boscov Docet. Sì, ma lì ci vuole il giocatore che esce fuori e dice ci penso io. Cioè, Valentini, esempio, Valentini a Livorno, l'unico giocatore che viene sotto la curva, viene da noi rimandato fuori, ma Valentini da quel momento per gli per noi ultras intoccabile. Perché si è preso gli insulti. Si è preso gli insulti, c'ha le palle, viene là. Viene mandato via, ma noi ci ricordiamo tutto. Noi ci ricordiamo tutto. Cioè, ogni cosa ci ricordiamo. Io ti ho fatto un esempio che nessuno mi aveva captato di Valentini. Perché Valentini è un giocatore di spessore? Perché ha dimostrato lo spessore. Quindi avete chiesto al tesoro di rinnovare il contratto. Non gliel'abbiamo chiesto, ma Valentini è un giocatore di spessore per noi. Anche umano. Hai avuto mai una trasmissione così con gli ultras di fronte? No, c'è sempre una prima volta. Non li facciamo incazzare. No, assolutamente no. No, poi oggi sono in veste. Ci abbiamo dato giù alla Corte del Sole dopo che abbiamo perso il match. Sì. Abbiamo dato tutto. Oggi sono in veste anche di promotori di una bellissima iniziativa che cui parleremo ovviamente più avanti. Stefano, qualche domanda? Sì, io, se ti ha colpito qualcuno in particolare in questa rosa di quest'anno, e domanda che piace tanto a me e a Mario, come è il tuo rapporto con Ninkovic? Con Ninko? È un tipo troppo particolare. È strano, lui è nel suo mondo. Però all'inizio, ti dico la verità, quando iniziavo ad allenarmi, che avevo un po' gli atteggiamenti un po' così, lo subivo, e mi dava anche un po' fastidio. Però poi quando lo conosci, insomma, è cioè, buono come parla. Dalla tribuna ho l'impressione che l'importante è non rispondergli in campo. No, sei lui, ma ti manda a fare. L'importante è frega niente, insomma, però poi quando lo capisci, insomma, sì. È un bravo ragazzo. Anche perché quando tira quelle palle poi in profondità. Lui c'ha il piede. E poi se c'è qualche altro giocatore di quest'anno che mi ha colpito? Che non conoscevi, magari rispetto a Troiano e agli altri che sono giocatori che già conosciamo di più. Frattesi andrà ai mondiali a intervento. Frattesi forte. Frattesi ha le qualità importanti. No, Ciciretti. Ciciretti non lo conoscevo bene, l'umiltà di Ciciretti, che lui magari uno quando non lo conosce sembra ti fai tutte le idee, insomma. Invece l'apparenza inganna, pensavo fosse un esaltato. Chi abitua per Ciciretti? È molto umile, uno alla mano, insomma. Bella domanda questa. Chi ha più tatuaggi? Tu o Ciciretti? Lui. Sì. Anche perché noi siamo proprio pieno. Io no. O Emiliano. Emiliano. Ma più che Emiliano. Matteo Rossi. Io la domanda mia è un po' in tutto il campionato, ma più precisamente su Cavione, no? Che ha giocato metà campionato. Cavione corre. E poi? La pallone è nata cosa. Sì, quella è la spiegazione del perché. No, perché c'è una. È strano, cioè a noi ci è parso stranissimo, non ce lo siamo spiegati, insomma, questo fatto che Michele ha giocato girone d'andata, secondo me sensazionale, poi un po' sparito. No, vabbè, sicuramente Cavione è un ottimo giocatore, è uno poi molto. Ti dico la verità, l'ultimo che esce dal campo, professionista serio, esemplare, però ci stanno i momenti, credo, a lungo, insomma. La come stagione lunga, momenti di blackout. Sì, i momenti di blackout ci stanno, anch'io ne ho. Sai quanti ne ho avuti io? Non ti immagini.
però lui insomma è sempre lì, sempre pronto, insomma. Per poi me ha cosa, fatto un campionato positivo. Una cosa che non ci dice nessuno ancora, ma che dobbiamo chiedere: Bright rimane con noi l'anno prossimo? Non è la domanda. Io leggo solo che facciamo da 7 anni ormai. No, ma siccome non me lo dice nessuno, ma non lo sappiamo neanche io. Io lo chiedo a tutti. Bright rimane, siamo felici. Bright va via, amen. Cioè, gli ascolani non bregano nessuno. Quindi, se Bright vuole rimanere, no? Ben venga, ma non è che noi siamo... No, una domanda che è 7 anni che tutti i fine stagione... Ma è ora di dargli lo stop a sta domanda. A tutti gli anni? Tutti gli anni, perché tutti gli anni vuole andare via, un po' alla fine... Penso che da tutti a scolani non è che stiamo alla ricasca... Non è che stiamo alla ricasca di... Diciamo che la società ha fatto le sue mosse per cercare di incontrarsi anche col tutti procuratore. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Abbiamo parlato tante volte. Pare che non... Quest'anno ci siamo salvati un po' meglio. Dice, Andrea, chi vorrebbe avere al suo fianco? A me. Quello fuori dal campo e non una donna, ma il fianco in che senso? Il campo. Non pensate adesso, ma davanti è una trasmissione di calcio. Questo davanti, io non lo so. Sto in campo comunque, scegli tutto, no? Come compagno di reparto, dai, ma ha caratteristiche. Sì, dici, sì, no, se è un giocatore di B, che ne so, Torre Grossa, Donnarumma, pure non lo so, uno... No, io mi tengo i miei, Ninco. Però sono, insomma, Ninko ha dimostrato di saper mettere insomma in porta varie volte. Però siccome anche lui potrebbe partire, Ciciretti, bisognerebbe richiedere il prestito a Napoli, cosa che mi hanno detto che è anche possibile tecnicamente, cioè parte tecnicamente è possibile, ma poi lui potrebbe anche decidere. Mi hanno detto che non, diciamo, non gli dispiacerebbe rimanere qui anche il prossimo anno. Sono due indizi per una prova. Tutte e due, Ninkovic e Ciciretti, che tutte e due amano comunque fare quel ruolo da trequartista. Sì, hanno un po', insomma, no. ti tocca guardare il doppio dopo lui, Allora, per me e te, Ciciretti abbiamo Antonio Tesoro è il miglior tirato di punizione e calcio d'angolo della Serie B, quello sì. E non gliene fa tirare una. Ah, vabbè, però vuole Ninkovic, cioè non possiamo dire che Ninkovic non è capito. Ninkovic è fortissimo. Ma abbiamo un giocatore che tira punizione e calcio d'angolo a livelli pazzeschi e non li tira mai. Vabbè, neanche Rui Costa con Pirlo li tirava, però, cioè, nel senso, se andiamo a fare, però diciamo che cioè, sono due giocatori, cioè, o l'uno o l'altro, no? Poi vabbè, per quello ha anche fatto 5 partite la seconda punta, che forse probabilmente, probabilmente non sono adatti, anche perché Ninkovic gioca, non può giocare col 4-3-3 esterno e Ciciretti in esterno da 4-3-3, probabilmente pure per quello. Però io dicevo, era una mia provocazione, sì, sì, da, per vabbè, loro che giocano sul tecnico la provocazione, onestamente li tira veramente bene. L'importante è che rimangono con la convinzione che Quadrasco devono dare il 110%, certo, perché come ha detto il Bomber, cioè noi qui viviamo di calcio, noi quando indossano la maglia dell'Aspio devono dare tutto e per tutto. È inutile, quando siamo andati a parlare non gli abbiamo fatti discorsi sul sudore e la maglia, noi vogliamo solamente la gente che si impegna, poi le partite si possono perdere, si possono vincere. Abbiamo fatto Crotone 1000 km, ragazzi, eppure abbiamo un'altra sconfitta, 3 sconfitte consecutive, eppure abbiamo noi dal nostro canto il campionato l'abbiamo vinto perché abbiamo onorato tutte le partite sempre e comunque sia in casa che fuori, quindi noi non ci abbiamo nessun rammarico. L'Ultras ce l'ha qui davanti, ma c'è qualcosa in questa stagione che non vi è piaciuto? Il comportamento di non di loro oppure di qualcuno della tifoseria, qualche... Io gliel'ho sempre detto che loro si devono fidare di noi. Sono sempre stati corretti, hanno sempre, insomma, a parte il sostenuto, secondo me loro, insomma, sono il nostro 12° uomo in campo, però anche il fatto dopo di Lecce, insomma, sono stati correttissimi, ci hanno parlato insomma... Ti danno un confronto duro, non è stato un confronto duro. Sì, sì. Però... Quanti soldi prendi dall'essere uomo immagine dell'Ascoli Store? Dopo Emiliano. Ci manca solo quello. Mario, dopo Emiliano però. Non vorrei che fosse offendere. Non ancora. Finita la tua carriera da calciatore, spero più tardi possibile, cosa vorresti fare? Grande fratello. Lavorare alla CIA, modello? No, ma che non lo so, non ho ancora progetti futuri. Martina, questa domanda però non è. Senti, ho visto. Vorrei giocare fino a 40, vediamo. No, che dici? Tipo a Ruta ero per te, te lo auguro. Con la maglia dell'Ascoli, con 208 anni, te lo auguro con tutto il cuore. Ho visto più volte avere un rapporto molto fraterno anche con la famiglia Pulcinelli.
Sì, perché loro dopo l'infortunio che mi è successo a, a Salerno sono venuti, io sono stato lì due giorni a curarmi a Roma e loro insomma sono dimostrati dei signori, sono stati lì insomma con tutta la famiglia, l'ho conosciuta e da lì è nato un rapporto. Ma la linea della moda la scegli tu o la no, scegli la figlia? Perché tutti e due siete abbastanza legati a questa moda. E qui. No, io ho la mia moda, non vado alle altre. Senti, come sei trovato ad Ascoli come città? Bene, come gente? Benissimo, benissimo. All'inizio, un po' i parcheggi sono... che non ci stanno occhio, che sono in campagna elettorale. Abiti c'è. No, perché io abitavo in centro, poi mi sono spostato perché prendevo sempre la multa e non trovavo parcheggio mai, quindi allora mi sono spostato fuori. No. Tu hai la residenza qua ad Ascoli? No. Ah, questo mi toccava votare. Non te lo auguro. Che ti porti dietro di questa città? Anche tutti gli aspetti, adesso non parliamo di calcio. Che mi porta dietro? Gli Olivo Scolare? Ho portato a casa da tante a mio padre quest'anno. No, mi porta dietro a me il calore, io sono uno di strada, cioè io sono così come mi vedi, molto umile, io sono come la gente normale. Io ti vedo per strada? Sì, sono così, sono passionale come me, insomma. Mi porterò sicuramente l'affetto che c'è stato, anche quando, soprattutto quando insomma, sono stato male, gli infortuni, anche i messaggi che mi hanno scritto in tanti tifosi. Quello lo perderò sempre come. No, ma rientrare in abbiamo campo, ancora tempo no? Per stare insieme. Esatto, tanto tempo. No? Tanto, parecchio direi. Allora, noi ci fermiamo, se la regia è d'accordo, per il primo break pubblicitario e poi torneremo in studio ancora per parlare con Matteo Ordemagni. Finalmente col campione, perché l'avevo detto già a settembre, un giocatore straordinario, Nikola Ninkovic, ma dobbiamo aspettare, abbiamo aspettato maggio per averti nuovamente ai microfoni. Sei un giocatore che parla poco, ha tanti fatti sul campo, l'abbiamo visto. Sì, non mi piace tanto parlare fuori di campo, per quello non parlo quasi mai. Un giocatore come te in Radio Cronaca, ho sempre detto questo è un giocatore che deve avere la maglia numero 10, più volte l'ho ribadito, però anche col Partizan hai sempre avuto la maglia numero 11, come mai? Sì, il mio numero quando sono arrivato a 9 anni a Partizan, ho messo il numero 11 e poi anche a prima squadra e per quello motivo è il mio numero, numero 11. Il numero che ti porta, quest'anno possiamo dire che è stata la miglior stagione in Italia? Eh sì, sicuro, ho giocato quasi 30 partite, ne sono sicuro, sicuro che sono molto contento. Che ti ha dato questa città, questa tifoseria? Com'è? Che ti ha dato questa città, questa tifoseria? Cosa ti lega a questa gente? Mi piace tanto perché i tifosi sono benissimi, campo, tutto. Squadra, tutto, società, mi piace, mi aiuta tanto, per quello sono molto, molto contento perché sono arrivato qua. Dicevi in precedenza che c'è avuto un paio di episodi, intanto sei con un conto in sospeso con lo Spezia, perché le tue espulsioni sempre contro lo Spezia. Eh sì, succede così, poi quando ho pensato mi viene a ridere perché due espulsioni contro la stessa squadra, però è successo così. Io ho avuto sempre una considerazione, vedendoti in campo, quando fai veramente fallo vai subito a chiedere scusa all'avversario, conscio di aver fatto un fallo. Quando non lo fai e gli arbitri ti ammoniscono, a volte ti arrabbiano un po'. Eh sì, perché non mi piace quando non sbaglio io, quando sbagliano arbitri, come hai detto, quando sbaglio io, quando faccio fallo chiedo scusa subito, poi gli arbitri fanno tanti errori. Io ho detto più volte anche a chi di dovere, anche alla dirigenza,
che per fare e costruire un Ascoli la Serie A bisogna ripartire da Nikola Ninkovic? No, io non penso così, perché non gioca solo un giocatore. Abbiamo dimostrato, come detto prima, la forza di Ascoli e gruppo. Abbiamo fatto tutti insieme. Quando vinciamo, vinciamo tutti insieme. Quando perdiamo, perdiamo tutti insieme. Sicuro che la forza nostra, questa squadra, è gruppo. Però quante possibilità abbiamo di rivederti anche un altro anno con la maglia bianconera? Vediamo, come ho detto, vediamo che succede. Io sono giocatore di Ascoli altri 2 anni, poi che succede non lo so neanche io. Pensi in grande anche a un ritorno in nazionale? In questo momento non penso niente, veramente. Pensi alle vacanze? Sì, solo vacanze, solo andare a casa, riposare un po', e poi se viene il momento in futuro, perché no? Un sorriso ce lo fai a fine stagione. Certo. Grazie Nico. Grazie a voi. Perfetto, eravamo in pausa e si è parlato subito di vacanze. No, dove andrai? Dove non andrai? Formentera, hai detto. Sì, forse. Sì. No, devo ancora decidere. Vediamo. Tu vediamo. Vuoi venire con me? te ne soffierai tante, di donne. Io vado in pizza dall'altra sponda, ne so più io, più old school io lui è ready. Formentera è troppo da giocatori, più la squadra di là, no, a parte che ormai vengono anche di là, diciamo che i giocatori, dai, l'70% Formentera e pizza, Dubai, compagnia bella. Quanto è importante staccare la spina proprio col mondo del calcio? Tanto, perché alla fine ti porti via tante energie, insomma, mentali. Un campionato lungo, soprattutto come insomma, la Serie B. Io anche per infortuni che ho subito, insomma, ho sofferto, anche se nessuno mi vedeva, ho sofferto sempre in silenzio. Quindi... No, sinceramente quella foto a Dubai dove eri? Tutta quella sì, però lì, no, però lì, a parte che lì non si sapeva ancora. Ah, non lo sapevo. No, l'ho scoperto dopo quando sono tornato, se no non mica ci andavo a Dubai. Tra l'altro andava pure a fare le cure. Però è bella Dubai. Sì, bella, bella. Sì, Martina, è inutile che mi dai calci, vuoi sapere con chi va a Formentera? No. Martina, non ci puoi andare perché l'8 giugno tu devi fare... Io sto qui. Sei ad Ascoli. Allora, parliamo, volevi fare una domanda. La domanda è legata alla notizia che è uscita sui giornali, insomma, oggi, no, del fatto della ricostruzione della curva che, come è ovvio che sia, prevede la demolizione di quella vecchia, ovviamente, demolizione che potrebbe avvenire però molto a breve, perché il primo, in pratica, da quello che si è capito, un po' quello che l'ufficio di ricostruzione del terremoto ha chiesto al comune prima di poi finanziare la nuova opera. Quindi vedi la curva sud che cala giù come un già palazzo, stato un colpo al cuore quando è stata chiusa, adesso che verrà abbattuta. Pensate di fare qualcosa, ecco, questo un po' qualcosa, penso, per salutarla, questo, no? Adesso penso sì, senza dover avere il cliché classico degli ultras moderni, cioè, che già bisogna fare la commemorazione. Questa cosa è già stata fatta. Cerchiamo un po' di avere la personalità nostra, gli ascolani a livello ultras. Non è che devi fare la stessa cosa. No, però sicuramente. No, però l'abbiamo già subito il colpo noi. Per esempio gli atalantini è una cosa, noi l'abbiamo già presa la porta. Già noi l'abbiamo salutata. Quello sì, 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 però un conto sei arrivare sul Ponte Rossi e vederla davanti. Pensavo mi facevi una domanda un po' più... No, è un colpo al cuore, ma penso non solo per gli ultras, ma per tutti. Qualsiasi generazione che è passata. È stato il simbolo della Serie A. Però vederla così ridotta sì, è meglio, forse è meglio. Sì. Cagliari, quando abbiamo sullo stadio di Cagliari, che abbiamo sempre speso parole di orribilanti, perché lo stadio era veramente sì, orribile. Sì. Così proprio è una cosa. Un altro anno sarete nella tribuna Mazzoni. Sì. Quella posizione fino a quando non sei però da quello che sembra, insomma, in società già l'idea è quella, cioè quella di cercare di utilizzare questi mesi estivi per buttarla giù, perché il problema poi è... sarà un bel da fare, perché comunque sperando cioè, che i tempi non siano quelli della tribuna, se no poi la seconda criticità con cui insomma si sta confrontando, soprattutto Giuliano che se ne sta occupando in prima persona, è se è possibile farsi anticipare i soldi che poi dovrebbero essere riconosciuti, perché il partenariato pubblico privato per una struttura come la, cioè è stata messa a finanziamento, però prima che Ascoli
fate la curva ma non rifate le scuole, esatto. Dopo questo esce sempre sì, però quella adesso è una spesa che no, lì il problema non è tanto a scuola, è generale che c'è una lentezza proprio sì, sì, vergognosa, e quindi chiaramente dopo allora, sì. Poi adesso ci stanno anche per la ricostruzione, soprattutto ci sono i soldi che vanno investiti in determinate cose, cioè ti arrivano i soldi per lo sport e lì devi investirli, sì, ti arrivano sì, quelli per le scuole e lì devi investirli, ma no, che arriva la gente, non è che puoi dire la gente rischia sempre le stesse cose, non lo puoi dire perché sono cose proprio apposta, ma dovrebbe essere stata non possono toccare, sì sì, già per iniziata già tutto, si sa più o meno che la spesa è intorno ai 4 milioni e l'ascolto, questa è la richiesta che ha fatto il comune, dai primi preventivi che si è fatta fare la prima persona dovrebbe spendere quasi la metà, esatto, che si sa. 2 milioni di quindi l'idea è quella di una curva da 5.000 posti che sia più o meno come la nuova tribuna, un po' più lunga e con la stessa comunque copertura, sì, sì. Poi all'interno si sta discutendo anche di fare dei locali per la tifoseria, di metterci un pub, di metterci forse un ristorante. Beh, modo in cui la fa, insomma, c'è chi fa la... Sì, però io prima ti ho messo quel quesito dell'area di rigore. Vedrete che l'anno prossimo, comunque, con un grande ambiente che c'è in ASC. Però c'è il VAR il prossimo anno. Lo so, però in Milano, poi la c'è il VAR, cambia. Ne spenderei anche qualche rifinitura anche per la tribuna. Queste simulazioni. C'è il VAR, il gol in casa con Lecce di Ardemagni, non è detto che... Col VAR come sarebbe andato a fine quel gol con Lecce? Munizione. Il Carpi ha vinto la partita, cioè... Riprendendo allora il discorso sulla curva e finiamo, quello che dice Milano è giusto, però se tu vuoi rifarla la curva un anno, due anni, sì, ti devi mettere in conto. Questo non lo sapevamo. E quindi nel momento in cui tu chiedi comunque una curva nuova, moderna, coperta, con tutte le garanzie del caso, quello è il tempo poi minimo che serve. Pronti per... Poi saremo per il grande salto. No, almeno per, insomma, per fare provarci, una stagione provarci. Speriamo con qualche ambizione, certo. Quello chiede il tifoso, non credo che nessuno di noi voglia andare in Serie A subito, voglia... Ardemagni si porterà in Serie A. Sì, tutti vogliono aspirare a qualcosa, poi ecco, giocarsela come ottavi, giocarsela come quinti o secondi non è la stessa cosa, però l'importante è trovarci. Perché hai toccata, ma con poco, no? Col Chievo, poi tante preparazioni con l'Atalanta. Tanto. Pure a noi tanto. Ci andiamo insieme l'anno prossimo. Speriamo. La curva però deve essere pronta. La curva deve essere pronta. Vedendo l'avvocato, facciamo qualcosa, per favore. Ognuno deve pensare un po' prima di un anno, due anni, sennò... È finito il campionato, no? L'uomo immagine dell'Ascoli è Matteo Ardemagni e Valerio Rolli l'ufficio stampa ti sta spremendo con un limone. No, vai da tutte le parti. Non la sopporto più. No, scherzo. Allora, sei stata la premiazione dell'iniziativa contro l'ABC, no? A come Ascoli, B come bullismo, C come combattiamo, no? Tanti ragazzini, ha vinto la scuola Malaspina, che è stata anche la mia scuola delle elementari. C'era mia nipote poi stamattina. C'era anche mia cugina, che era la preside, e la saluto. Tanti ragazzini. Beh, no, sono cose insomma belle che mi piacciono. Che fine campionato in qualsiasi squadra sono sempre un primo insomma a essere presente. Altra iniziativa, la lezione Vien Mangiando, no? Anche lì al Calo Stadio, 150 ragazzini delle elementari. Un bel movimento, diciamo che... Quante autografi firmi? Tanti. Selfie, secondo me è più selfie. Mi chiedevano il selfie con il mio telefono, con il tuo bambino. Cioè, il telefono pieno di selfie con i bambini. Quante magliette hai regalato quest'anno? Un centinaio. Caro Costa. Però poi, io sono così, non... Sì, chi me la chiede, ci tiene. Qualcuno vuole la maglietta? No, a parte tutto. Allora, cominciamo a parlare anche di una iniziativa. Ci sarà sabato 8 giugno con tante vecchie glorie, no, dell'Asso. Sì. Rinaldo, come... Beh, lo dico con un po' di emozione perché è una cosa che io tanti giocatori neanche l'ho vissuti, come, cioè, che verranno in questa iniziativa che io c'è nata così da un giorno all'altro, c'è nata di potervi avere tutti quei giocatori che hanno fatto la storia del nostro Ascoli. E l'iniziativa si chiama Ieri, Oggi e sempre Ascoli Calcio, mi sono un po' emozionato, e vede tutti i protagonisti dalla Serie A alla Serie B alla Serie C dell'Ascoli che ci hanno fatto vivere, cioè, ne cito alcuni come Di Baggio, Roccotelli, come l'unico... Faccio una domanda tra bocchetto a Matteo Ardemagni. Roccotelli, che ti dice? La rabona. È lui che ha inventato la rabona. Sì. È giovane. Lui è il primo. No, ma io non ne faccio. Poi ci sarà. Io faccio così. Fu il primo a fare la rabona. Ci sarà anche l'unico che ha fatto la doppietta alla Samp, Giovanni Guardo. Quindi, ma poi ce ne sono tanti. Nicolini.
che qualche giorno fa si ricordava proprio che lo spareggio col Cagliari, qualche diabolico, poi credo. Quasi tutti diabolici, e poi ci sarà, vabbè, tanti, ce ne sono Fusco, c'è qualche sorpresa, Giordano, le sorprese le teniamo alla fine. Oggi ti posso dire quello che metteremo stasera. Vai. Tentoni. Ah. Davide. Poi dopo ci saranno le ultime sorprese, gli ultimi spari li teniamo alla fine. Però ci saranno cioè veramente cose belle. Quindi il programma della giornata sarà che il primo pomeriggio il torneo dei bambini che comincerà alle 14.30 e con questo invito Mario e Martina mi resto da bambino. No, a presentare la giornata, quindi sarà una giornata molto lunga. Quindi ecco, già vi invito da adesso. Martina mi ricordo. Come vuole lei, ci sono i bambini alle 2:30 però. Tutto allo stadio, no? Tutto allo stadio, sì, tutto allo stadio, e c'è il torneo dei bambini con le squadre qui del nostro territorio ascolano, più c'è una squadra di Arquata di bambini che parteciperà a questo torneo. Poi dalle 17 in poi c'è la presentazione di tutti i giocatori, quelli che abbiamo invitato, che hanno giocato con l'Ascoli, e alle 19 comincerà la partita con le squadre che saranno miste. Poi c'è la maglietta che abbiamo fatto, poi quella è tutta una sorpresa che faremo quel giorno, un po' anche per tenere un po' le persone per... Misti con i tifosi? Un po', no, misti tra loro. Ah, fra loro? Mettiamo conto che c'erano quasi 50 giocatori verranno. Quindi i tifosi non... Di tutte le età. Si punta almeno a fare, no? No, cerchiamo di riempire, cioè io questo è un appello che poi volevo fare alla fine a tutta la tifoseria, e andando da adesso ti faccio il programma, poi ho due parole, dopo vabbè la presentazione, e poi c'è, dopo vabbè saranno la partita, che cioè, giustamente Roncotella la prima cosa ci ha detto, io gioco subito, però posso giocare 5 minuti, 5 perché no, giustamente l'età, ma tutti hanno risposto alla grande, veramente, abbiamo quasi dovuto chiudere questa cosa perché alcuni non abbiamo potuti proprio rintracciare, ci stanno chiedendo come Casa Grande è venuto qualche anno fa, quindi diamo precedenza a venire a qualcun altro che non vi dico chi è. Uno su tutti, noi volevamo uno come Oliver Biroff, che ha fatto il bene e il male dell'Aspi, però l'abbiamo contattato, ma lui purtroppo è il direttore generale della nazionale tedesca, quindi è quasi impossibile da venire perché a giugno o luglio cominciano le amichevoli delle nazionali, quindi poi non si sa, però questo è un punto interrogativo su Biroff, quindi poi Sud America c'è un altro, avete contattato? Solo questo che Sud America. Ah, non volevo dire. Non volevo dire. È un punto interrogativo anche per giornalista, vedi quando tu. Non si sa, però c'è. Io non voglio dire altri nomi perché ce ne avrei tantissimi. No, ma ci sono, ma se seguite la pagina e invito tutti a seguirla su Facebook, ieri oggi per sempre Ascoli Calcio e stanno scendendo. Ci ho parlato prima fuori, noi inviteremo alcuni giocatori giustamente della nuova squadra, cioè della nuova squadra, dell'attuale Ascoli Calcio, pure dagli impegni che hanno loro con le loro, cioè delle vacanze che hanno preso, quindi questa è una cosa che noi abbiamo fatto noi, quindi non è che... E poi c'è, vabbè, dopo le partite che si disputeranno sempre a De Duca, ci saranno, vabbè, stand gastronomici, poi c'è il concerto delle trame di Rino, non sono io Rino però, poi ci sono, vabbè, poi ci saranno le estrazioni di premi, quindi le maglie che avranno indossato i giocatori saranno autografate, e poi i soldi cerchiamo di mandarli in beneficenza, adesso cercheremo dove individuare, dove darli in beneficenza. Le esperienze precedenti, quando mi parli di soldi in beneficenza mi vengono in mente le esperienze del terremoto, sì. Quindi stiamo vedendo stavolta, forse ci, non lo dico perché ancora è tutto da decidere, però sicuramente tu lo sai, quando noi diciamo beneficenza è beneficenza, quindi è totale beneficenza. Totale beneficenza, quindi poi ecco perché tanta gente ci sta dicendo dei biglietti ancora non abbiamo modo di stamparli perché dobbiamo vedere le burocrazie in Italia, tu sai che un po' ci stanno frenando, però a breve verranno distribuite, addirittura c'è gente che già ha chiamato Cicchi se serviva la tessera del tipo. Il costo del biglietto è indicativamente intorno alle 5 euro, stiamo vedendo anche per i bambini per non farli, però questo è tutto sempre la burocrazia italiana, quindi dobbiamo anche fare un escamotage qui per vedere di poter portare i bambini allo stadio gratis, e poi omaggeremo con una coreografia le vecchie glorie durante la presentazione, e niente, poi volevo ringraziare
logicamente gli sponsor che ci hanno aiutato in questa iniziativa, che non li faccio adesso perché ancora sono in fase di definizione. E un ringraziamento ai ragazzi degli Ultras 1898, rappresentati da me e da Emiliano, che stanno facendo non un lavoro egregio, ma di più, perché chiamare tutti i giocatori, stiamo chiamando un po' con la società, un po' noi, ma diciamo. Poi soprattutto quasi, l'hanno fatto i ragazzi, i nostri giovani. L'hanno fatto i ragazzi giovani, con le ragazze, quindi si stanno adoperando, ma stanno facendo giorno e notte, te lo posso garantire, ti faccio dei messaggi giorno e notte. No, una telefonata di una ragazza ha un altro effetto rispetto a una mia, di Matteo e Gigi, no? Certo, cioè, dipende pure se fanno una velocità femmina. No, poi volevo dire questo, cioè questa, noi questa festa la facciamo soprattutto per far capire che il Dundas non è solamente quello che tante persone pensano, è di portare più persone allo stadio l'8 giugno con la famiglia, i bambini, deve essere una festa per i bambini e per le famiglie. Infatti non l'abbiamo chiamata di padre in figlio perché in Italia si chiamano tutte di padre in figlio, certo. Beh, questo nome è stato preso da tutti, allora volevamo un po' cambiare questa cosa, però il concetto è quello, che dobbiamo portare tante famiglie. E poi dobbiamo far vedere i bambini, perché qui noi il nostro ricambio non c'è. Io parlo da oltre, se noi non abbiamo tantissimo ricambio, perché sembra che a queste nuove generazioni dell'Ascoli, io parlo di Ascoli perché sono di Ascoli. Emiliano non è sposato. No, Emiliano è sposato? No, io no. Allora, ricambio. Non lo so, però ci riprodurremo presto. Matteo non è sposato. Allora, Gigi è fresco. No, stiamo valutando. Tutto sulle spalle di Gigi. Noi invitiamo questi ragazzi a avvicinarsi al mondo di. Ma non solo della curva, proprio dell'Ascoli, di innamorarsi ma di questa cosa. Ma le costrizioni, le regole, purtroppo allontanato. Questo io sulla mia pelle lo posso, divertente come cioè, io sulla mia pelle l'ho vissuto queste cose, quindi come Emiliano e tanti ragazzi del gruppo che ancora siamo fuori. Che sì, certo, adesso non è più un fumogeno che lo accendi, e qui mo ti accendi, pigli 6 anni di fila e stai fuori con le denunce e varie cose, Stefano ci può dire bene. E però quel giorno però deve essere un giorno di festa, non esiste. Vabbè, lì per fortuna non ci saranno tornelli, non ci saranno. Non lo so, perché ci abbiamo avuto anche qualche. Stiamo vedendo per. Cioè è una festa anche per noi che non ci possiamo andare, cioè io già che l'8 posso entrare del Duca, dopo 3 anni sto, cioè, non vedo l'ora che arriva. Perché è uno dei tanti diffidati. So l'8 giugno e poi ma non si lo sa, che abbiamo già parlato altre volte, ma mi mancano ancora 3 anni, quindi cioè, abbiamo. Che poi sì. L'obiettivo da quello ah, che. Ah scusa. Da quello che mi è sembrato di capire è quello di cercare di riportare i ragazzini di 10, sì, 8, 10, 12, 14 anni a tifare Ascoli come lo facevamo noi. Sì, bravissimo. Cioè. Che poi quello che sta facendo la società, no? Sì, sì, no, la società adesso sta lavorando tantissimo su questa cosa, con iniziative. Ma può diventare un appuntamento fisso, certo. tipo la festa della Dea a Bergamo, sai, quelle cose che diventano poi ogni anno. Sì, beh sì, sì, sicuramente. Sarebbe bello che diventasse una cosa. Sì, sì, no, dandogli una struttura proprio. Beh, dopo noi abbiamo anche il torneo. Dopo noi abbiamo anche il torneo. Proprio più interno, diciamo. È un che è la data ancora da definirsi. Il ricordo dei tifosi, no? Sì, il ricordo di chi non c'è più. Quindi quello è un. Vabbè, una cosa diversa. Le nostre amiche, quella è una cosa più. Però comunque sì, sembra una cosa aggregante anche quella. Non bisogna per vedere. Ad Ascoli si sta creando tante volte questa cosa tra ultra stifosi. Cioè, fondamentalmente siamo. Wow. Cioè il messaggio che deve passare, se ci sono io o c'è lui o ci sei tu o c'è a lanciare un coro, non è che noi siamo lì per noi siamo lì per l'Ascoli, cioè chi va alla partita deve avere il concetto in 90 minuti, deve dare tutto per l'Ascoli, non per me, per Rinaldo, non per gli ultimi, ma per lui stesso. Allora, cioè vado alla partita, io vado dal 94 per qualsiasi gruppo c'era, perfetto. Ho sempre fatto parte di quello. Allora io gruppo. Emiliano lo sa perché ne abbiamo fatto delle trasferte insieme, sì, a Valabbia, no? Io lo facevo da ultras perché andavamo anche a Battipaglia in 5 con una macchina. È il ritorno in questura. No, cioè, con la squadra. Il tifoso, cioè l'ultras, deve portare calore, colore, tifo, ma deve fermarsi qui. Perché poi quando si va oltre, no, e sfocia purtroppo in violenza, io da padre ti dico, faccio fatica a portare un figlio allo stadio col rischio di. Io il figlio allo stadio lo porto quando allo stadio. Questo però è un discorso di 10 anni fa, adesso no, Ascoli è dal 2005, no. Che non, esatto. 2006 penso che non succeda, è diventato Alcatraz Ascoli, quindi non penso sì. Che. Questo è un discorso che in Ascoli, con una città cioè, tranquilla come si Ascoli. Come tifosinanza non siamo mai stati tranquilli, anzi, forse sono stati sì, abbastanza. Non lo dico con orgoglio, siamo stati una delle città più temute a livello di tifoseria, a livello nazionale. Sì. Però cioè adesso portare una famiglia allo stadio deve essere divertimento e
lo stadio di Ascoli adesso con questa nuova società, con nuovo, certo, con un come dici tu, un pub, un negozio, una cosa, ma certo andrò, io sono andato una volta allo stadio, erano un po' di anni che non entravo allo stadio, e ho visto uno stadio fatiscente, sinceramente, stato quasi all'abbandono. Tra, io non metto chi tra comune e società, chi ha sbagliato, ma c'è stato un rimbalzare la palla di qua di là, colpa mia, colpa tua, la tribuna cadeva a pezzi, quella, la est, quell'altra pure, non è che sia messa ovest, non è che sia messa tanto meglio. Credo che anche lì c'è il progetto, speriamo, il presidente che vorrebbe spostare la tribuna centrale attaccata alle panchine dietro. Tu vuoi mettere uno stadio così, c'è un giocatore che si sente in panchina l'allenatore. Cioè, povero, perché... povero Vivarini, no. I tifosi li abbiano alla panchina. Già ora come ora, no, 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 sì, però dice che li serve. Non fanno anche i cambi. Sì, immaginare. No, vabbè, cioè, ci passano i foglietti. Cioè, dopo la Scolano. Povero Vivarini, no? I tifosi, no? Però ve l'hanno sostituiti i ragazzi e i signori che abitano da anni in linee distinti con comunque la tribuna d'onore. Dovrebbe essere tranquilla, perché quello è un settore molto caldo. Cioè, loro parlavano di incidenti ad Ascoli che non succedono più. Sì, è vero, in curva non succedono più. Ma in tribuna, ma assicuriamo che forse sono state sì, ma allora, nessuno, gli ultras non è che predicano la violenza. Logicamente, noi stiamo lì per la città nostra, no? Difendiamo l'ideale. Difendiamo l'ideale della città. Chi ci rispetta? Ad Ascoli, se tu vieni a vedere la partita, ti fai fatti tuoi. Se tu vieni da noi, nella parte nostra, sai che noi... non siamo, ma anche nella parte di... no, cerchiamo comunque di tutelare, perché la città, le infrastrutture sono parte dell'Ascoli, un'infrastruttura è come un palazzo di Ascoli, una via, tutto per noi è sacro, come l'Ascoli, l'Ascoli è una costa, non è tutto, quindi noi tuteliamo tutto quello che è nostro. Mi permette un'ultima cosa, poi spremiamo le mani, siccome no, noi questo è un messaggio che voglio far passare, è come al torneo, che la gente viene, anche se è un torneo per ragazzi che ricordiamo che non ci sono più, si prende il suo trofeo e si va via, si fa la sua partitella e poi rimaniamo con i 20 ragazzi che tutti i giorni ha sgobbato per organizzare un torneo di mesi e mesi. Dopo la partita, quando si è visto Roccotelli, Baggio, chi esso sia, Quadri, Ardemagni, chi è, noi preghiamo, non cioè magari rimanessero tutti 5.000 persone, sarebbe una super festa, però è lì che si vede pure senso l'appartenenza, no? Stare tutti insieme con sti stand gastronomici che verranno messi dentro, no? Sì, sotto la curva nord. Adesso queste tutte cose che dobbiamo vedere adesso sul momento, quando abbiamo lo stadio in mano, diciamo, quando abbiamo preso in possesso lo stadio, e ringraziamo chi ci ha dato la possibilità di avere De Duca a disposizione quel giorno, perché come tu lo sai queste cose non sono facili, certo. Cioè, deve avere anche una società disponibile. Adesso è tutta, la politica è tutta disponibile perché si vota, quindi tutti dicono sì, ma che ve lo regaliamo, capito? Allora, allora ecco, no, invitiamo le famiglie a restare tutte quante allo stadio anche dopo per il concerto e per stare tutti insieme per vivere, che comunque i giocatori rimarranno, alcuni rimarranno anche dopo. Allora, spremiamo Matteo Ardemagni negli ultimi 10 minuti. Intanto mi devi far capire come mai più di 2 anni non rimane in una società. Tranne Ascoli, Mario. Ascoli, tutto da dimostrare ancora. Come mai? Non ci aveva mai pensato. Non ci aveva mai pensato. Cioè, le girate tutte. Ma ti dico, tante volte ho cambiato anche squadra a gennaio perché, non so, magari io non giocavo solo per quello. Poi un'altra curiosità, poi passo la parola a Gigi. A Cittadella hai fatto la tua annata migliore, però questa no, è la Modena. Modena 23. Cittadella 21? 22 Cittadella, sì, è vero. Modena 25 con 2 in Coppa. 22 va. Più 2. Sei uscito a Cittadella e hai fatto così perché ti beccavano. Sì. Dopo la partita, partita di ritorno. Ah, sì, mi beccavano perché no. C'era un anno che dopo Cittadella sono andato all'Atalanta che mi ha comprato. Sì. E poi a gennaio andai a Padova. Okay. Cittadella Padova e derby. Non te l'hanno perdonato. No. Chi sì. Tifosi Cittadella? Perfine tifosi Cittadella. No. Non c'è dormito la notte. Magari va a cattapalla, tifosi, no, non è vero. Gigi?
No, io adesso ho aperto la scheda, scheda, diciamo, di... conosco bene, no, perché non mi aspettavo di dover fare una domanda. Ti chiedo questo, nel 2005-2006 Milan, vabbè, più primavera immagino, insomma, che... Sì, ero aggregato. Ecco, di lì pensavi di avere un futuro nel Milan, di poter avere un futuro nel Milan? O a quei livelli? No, non mi sentivo forte. No, perché magari c'è ti portano magari a giocare una partita di Coppa Italia. No, avrei sperato che di fare più presenze, magari, so come ha fatto per dire Paloschi, che è entrato e ha fatto gol. E di magari quella cambiava squadra, qualcosa, però... Chi è rimasto poi stabilmente in Serie A della tua primavera, di quell'anno? Nessuno. Una volta non era come adesso. Una volta, cioè, io ho fatto 30 gol in primavera nel Milan e mi hanno mandato in Serie C a giocare a Perugia. Sì, sì. Cioè, adesso fai mezzo campionato in primavera e ti ritrovi in una Serie B, minimo. Una volta era tutto diverso. Anche cioè, perché dovevi, il valore forse veramente... sono cambiati, no? Madonna! E poi, cioè, al Milan non esordivo mai perché c'avevo come quarta punta Marcio Amoroso, ve lo ricordate? Come? Che era alla fine quasi. Sì. Però piuttosto che puntare su di me, magari facevano giocare lui, quindi era molto difficile. E adesso tu sei dell'87, no? Sette. Quindi 32 anni, non so se l'hai compiuto. 26 marzo. No, ok, compiuto. In cuor tuo pensi ancora, facciamo finta, diciamo 22. No, dentro me ne sento 22. 22, esatto. No, in cuor tuo ancora, pensi, diciamo, all'epoca magari non ti aspettavi di poter giocare in Serie A, eccetera. Adesso invece pensi di poter avere ancora le... se una squadra metti l'Ascoli anche il prossimo anno, dove... No, io non ho detto che non pensavo di giocare in Serie A, cioè avrei... Certo. Volevo giocare in Serie A, però non col Milan. No, come, ok. Però dico, oggi invece a distanza di, ecco, di anni. Così tanti anni, a 32 anni, diciamo, un po' in teoria saresti, diciamo, nella parte un po' finale della tua carriera, ma pensi ancora tu di poter dire? se vuoi ti convocano con le vecchie glorie per dopo giugno. No, insomma, finché giocherò la mia ambizione sarà sempre quella. Però io purtroppo non ho la pazienza, infatti quando ero a Chievo ho cambiato quell'anno perché, vabbè, non giocavo e mi sentivo, io dovevo essere sempre nel vivo del gioco, quindi in Serie B avevo tante richieste e allora piuttosto che fare un giocatore in Serie A che non gioca, piuttosto faccio il protagonista in Serie B e cerco di vincere un campionato, quindi... La mia speranza è di vincerlo qua con l'Ascoli l'anno prossimo, gli anni che... E di andare a finire anche tu. E andiamo a finire... Lì dietro, nel tuo pupazzetto di Ardemagna, che lì, no? Lì sarebbe l'ideale. Che ricordo è dell'Ascoli di Costantino Rozzi, se è un ricordo? Io non ho memoria. Quindi... No, però, me ne hanno parlato benissimo. Ma lui a fine 87? Sì, 87. Me lo ricordo ma poco, io sono 84. Però dell'Ascoli, cioè di quello che... Oggi è un po' tornata la ribalta, no? Prima Totti alle Iene che augura all'Ascoli il quarto posto, e Boniek no, sulla nuova maglietta che poi tra l'altro l'Ascoli non ce l'ha mai avuta l'ultima maglietta. Secondo me piazza storica, quindi insomma, è conosciuto ovunque. Senti, della tua vita privata non se ne parla mai. C'è da sapere qualcosa? Beh, siamo curiosi un po', no? No, è un ragazzo tranquillo, Ardemagni, sta a casa, Sadena. No, non ho... Hai una compagna? No, sei sposato? Un compagno. Sono lasciato. Un po' di mesi fa. Beh, le ascolane ne stanno dando. Cioè, sono più giocatori che trovano, che trovano donne ad Ascoli. Sì? Tanti. Destro. Come dice Milano, non è famosa per la vita notturna Ascoli. Ma quello è vero. Da qualche parte qualche dovrà... bella donna ce l'avremo. Da qualche parte dovremmo recuperare. Sì, ce l'abbiamo. Io ce l'ho una curiosità, Mario, se posso chiedere. Tu che hai vissuto tanta Serie B, no? Sì. Negli ultimi anni tante squadre fanno il doppio salto. CBA, Parma addirittura di CBA. E come la leggi tu questa cosa? Cioè, la Serie B è diventata uno spartiacque, cioè la Serie C è troppo difficile e arrivi in Serie B già così forte. Beh, io la Serie C l'ho giocata anni e anni fa ed era, secondo me, a livello di qualità molto meglio di ora. 2006-2007. Pizzichetto. Pizzichetto. Perugia, no, Perugia, Pizzichettone e Pro Patria. Pure.
Busto Arsizio. Certo, la regola dei giovani ha cambiato anche la ha cambiato tanto. Però questo però... c'è dei doppi salti che si vedono spessissimo negli ultimi anni, quasi sempre. Cioè, quindi dobbiamo retrocedere così facciamo ci via. No, non ho detto questo, Però, vabbè, un po' secondo me è anche il fatto che quando c'è un gruppo solido, che già è un campionato magari sistemico, due o tre acquisti. Poi è successo proprio che intorno il Como e il Modena lo fecero, cioè capita. Tante sono le squadre, tutti hanno, evidenziato, soprattutto da parte dei dirigenti, di un gruppo bellissimo quest'anno a livello di giocatori. Sì, sì, quest'anno... c'è un modo di dire per tenere effettivamente c'è compatto, un po' che mi sono trovato alla grande con tutti. Cioè, sai, quando magari vai in una squadra c'è uno magari che ti sta un po' su. Invece quest'anno proprio tutti, poi tra virgolette, poi no, tutti sulla carta bravi di prime, ragazzi, diciamo, anzi, di prime donne, secondo me. Sulla carta di prime donne, sulla carta parlo perché poi non mi conosco, c'erano tante, no? Te, Ninkovic, Ciciretti quando è arrivato, quindi era anche facile rompere gli equilibri. Con chi hai legato di più della squadra? Con Luigi. No, beh, con tutti, non ce n'è una in particolare. Tutti quanti vanno d'accordo. Anche col mister, io e Mario a Verona abbiamo notato proprio quella cosa, no? Che il mister in quelle settimane in cui non si sapeva insomma com'era la situazione, faceva l'intervista con noi e dietro chi si faceva i selfie, chi ti dava i buffetti. Sì, Cioè, com'era il rapporto? No, è un rapporto. Beh, sempre quando si è in campo poi è sempre rispetto, cioè allenatore, giocatore, però lui è uno, non è uno che si fa solo i cavoli suoi, insomma è uno che ride, parla e scherza con noi, quindi insomma. Noi abbiamo conosciuto Monticciolo da giocatore che era un po' simile a Erdemani. Il grande Monti. Da allenatore com'è invece? Da vice o da collaboratore? Bravo. Io non lo conoscevo, l'ho conosciuto quest'anno, è preparato e può fare qualcosa. Si è un po' calmato rispetto ai tempi. Sì, no, c'ha dei momenti. C'è un po' psycho, no? Sì. Il Torello. No, io quando vedo il Torello all'inizio dell'allenamento impazzisco. Sì, io guardo sì, solo lui, mica guardo voi. Cioè, io guardo solo lui. Torello croccante. Stefano. Ah vabbè, ovviamente tutti ci auguriamo che l'anno prossimo faccia parte dell'attacco dell'Ascoli. Non so se lui già pensa insomma che c'è qualche giocatore che ha disputato la B quest'anno, anche magari la A, che potrebbe fare il caso nostro. Un consiglio per gli acquisti, diciamo. Non me la sento. Gliel'ho chiesto prima in un altro modo, non ho risposto. Come vi siete lasciati? Con un arrivederci? O hai la sensazione che possa finire qui la tua stagione, la tua storia con l'Ascoli? Ma secondo me, come ha detto il mister, avevo letto un'intervista sua, un altro anno da protagonista gli servirebbe. Potrebbe consacrarsi, no? Sì, bravo. E noi lo diciamo però... da tempo che se vogliamo fare un Ascoli almeno per guardare quello che poi è l'obiettivo un po' anche della tifoseria, cioè per iniziare a sognare qualcosa. Però poi le dinamiche, i mercati, le squadre lì non puoi... Tu cercherai di tenerlo, poi ecco, se arriverà la famosa offerta se che non puoi, alcuno può rifiutare, poi a quel punto la valutiamo, però non perché devi stare a, insomma, a santificare qualcuno, certo. Però giocatori così poi fanno comodo, per certo, cui. Ovvio. Non so che ne pensate voi. Mi avete fatto la domanda più scomoda, che a noi ultras non ci interessa, ma che è successo a Lecce? La classica domanda del tifoso ascolano, che lo dice, no. Quella è la domanda che dice, cioè che a noi ultras fondamentalmente... Ma secondo te escono le verità dal mondo del calcio? No, però è la verità che siamo andati nel pallone, io ero in panchina. Però è la domanda dell'anno, dai, della scuola. Una cesta di pallone. Però guarda, io non penso che le Lecce. Tra l'altro era la prima partita che sono entrato. Sì. A disposizione, che cazzo. Il quesito che assumo io la colpa che sono. Però oltre Lecce ce ne sono state altre. Sì, però quello era il quesito, diciamo, dell'anno del tifoso a scuola. Sei riuscito a prendere col padre in casa. Noi qui abbiamo sempre detto che è stata una partita. È finita peggio perché poi ci stanno a conti fatti, potevamo fare qualcosa di più. Sì, è vero, quello il rammarico è vero, perché ci sta... lo ha detto anche, cioè, da premettere, noi non abbiamo mai chiesto niente a nessuno e non volevamo né la Serie A, però quando stai lì perché sai, perché soprattutto non sai mai come va a finire, magari arrivi nono decimo, poi salta la squadra, non si sa mai, perché dopo c'è Crotone, diciamo, dai, loro sono state sempre sopra, noi tu sei abituato a stare sotto, questa è la differenza. Sì, cioè, Brescia ci sta, loro che vanno in Serie A, insomma, che l'Ascoli vada lì a rompergli il paniere è poco probabile. Vabbè, comunque col Palermo te la sei giocata, forse c'era quel rigore finale, poteva finire tranquillamente 2-2, ma Crotone,
gli basta un punto. Allora, quindi non penso che stesse... Non facevo gol manco con le mani. Hai fatto fare con la loro. Lui ha dato le mani. Cosa strana quella, con andata lì sulla le famose motivazioni. Sono le partite di a me quello che dispiace te l'ho detto. La motivazione ci sta chi si è fatto 1000 km. Anche vedendo la partita di Cittadella. Però purtroppo lo sai che è un problema del calcio italiano. Questo delle motivazioni. Che negli altri campionati. Cioè io ho visto Manchester United. Brighton, già retrocessa, che hanno vinto il Cardiff. Hanno vinto 2-0 fuori casa e c'erano non so quanti tifosi del Cardiff a esultare per una vittoria che poi non è servita a nulla. Vabbè, purtroppo la questione di del Cosenza Salerno che ha fatto notizia, però loro sono di là, sono giocata. Ah, quello che anche lo stesso Carpi col Venezia che ha trovato in gol l'ultimo momento. Secondo me l'Ascoli è anche sopra come valori rispetto a Cittadella e altre due o tre squadre che sono arrivate in playoff, per cui campionato buono, tutti soddisfatti, però vabbè, praticamente guardando lì. Io cioè, sono il primo a dire che c'è. C'è, perché comunque il valore c'è. L'ultima formazione titolare dell'Ascoli senza togliere le altre, però era una squadra insomma. Beh, c'era che non ci sentivamo inferiori a nessuno. Appunto, ma si vedeva infatti. E lo abbiamo anche dimostrato. Il fatto è che l'ultima formazione cioè, ce l'ha avuta quando? Gli ultimi due mesi. Esatto. Da casa del Benevento in poi. Va bene, negli ultimi 10 anni possiamo dire che è stata una delle migliori formazioni che abbiamo avuto sotto mano. Sì, però noi che chiediamo come Ultras l'identità, cioè l'identità dove si costruisce? Non cambiando giocatori tutti gli anni, cioè questo noi diciamo spesso quando parliamo alla società. Speriamo. Non creare ogni anno, perché allora il ragazzo adesso ha l'idolo al demonio. E ogni anno glielo levi e glielo dai. Ogni volta loro devono ricapire Ascoli, Ascoli è una piazza facile. Allora diciamo, creiamo un gruppo storico, come si fa, dite voi, in Serie C. Da quello costruiamo piano piano, cioè noi non vogliamo lo stravolgimento. Cioè vogliamo c'è Cascia, Perez, poi si andiamo alla squadra. Il giocatore si deve abituare alla piazza, noi era il giocatore. Cioè creiamo un sistema Ascoli, con dei giocatori... di personalità e su quelli andiamo. I famosi diabolici alla fine è una squadra che avevano perso i playoff con Simonelli, però 80% quello vorremmo noi. Il calcio moderno molto difficile. Quello però Ascoli non è moderno. Però quest'anno c'è la possibilità di farlo, no? Cioè alla fine anche a livello contrattuale abbiamo tanti contratti lunghi, ci siamo salvati prima, quindi insomma 2 mesi di tempo ce l'hai. Sì, infatti penso che il prossimo anno si possa la proprietà è stabile. Sì. Siamo stati una proprietà stabile prima, vendo non vendo, vai via la curva, adesso siamo su una proprietà stabile, c'è un programma. E quindi in questo momento vogliamo un percorso, quello vogliamo. C'è un programma, c'è il progetto dello stadio, c'è comunque un investimento sul settore giovanile che sono tanto. Stiamo iniziando. Un giocatore che sta 3 anni qua inizia a sentire la piazza, quello che lo cambia in continuazione. Solo a Daino. Allora, noi chiudiamo qui Martina, al momento dei saluti, al momento anche... Antonio Cocci, il nostro sponsor, omaggio a Matteo Artemagni. Ah, grazie, non l'abbiamo qua. Vabbè, dolce compagnia, te lo facciamo bene, dai. Ma io sto bene con voi. Amici da solo quella notte. Birra e vino. Col vino. Sì, con il zatto. Davide, grazie ovviamente a te per la tua presenza, con la quale poi apriremo anche il prossimo anno. Ringraziamo ovviamente Valerio Rolli del addetto stampa dell'Ascoli Calcio, ringraziamo anche tutti i nostri ospiti. Gigi Mancini, Resto del Carlino, Matteo Rossi, Radio Ascoli, Emiliano Tancredi e Rinaldo Sosi, Ultras Bianconeri e l'avvocato Stefano Cappelli. Grazie anche a tutti gli amici di TVRS che ci hanno seguito proprio per quest'ultima serata proprio di giovedì alle ore 21, anche quelli della pagina Facebook ci potranno seguire anche loro sul nostro indirizzo APTV. Grazie ovviamente anche a te Martina, buone vacanze, la Sardegna ormai è ufficiale, ti aspetta, divertiti e ci vedremo più avanti con Picchio Club. Un saluto a tutti.